Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale. Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo del conte Dracula e oltre a raccontarvi la storia, mettervi varie immagini, vere immagini anche, lo vado a realizzare su The Sims 4. Però il conte che io andrò a realizzare su The Sims 4, diciamo che è uno stereotipo, quindi lo vado a realizzare in base all'abbigliamento che si dice utilizzasse o comunque come viene raffigurato nei film, e più, diciamo che la faccia sarà un po' particolare, soprattutto per quanto riguarda il look, diciamo il make-up, ok? Quindi sarà totalmente creato da me, dalla mia fantasia. Però nel video vi vado a mettere anche le vere immagini, sia tratte dai film che la vera foto, anche se in realtà non è una vera e propria foto, ma è un quadro del conte. Quindi non perdiamo tempo, io direi di raccontarvi la sua storia. Innanzitutto, egli è un vampiro e per sopravvivere si nutre col sangue delle vittime prescelte. Uccide le sue vittime mordendo sul collo. Bram Stoker, per rappresentare la figura di Dracula, trae ispirazione dalla figura storica del re della Valacchia, Vlad Tepes III Dracula, vissuto nel corso del 1400, quindi ok, lui in realtà era un re, poi però nei film noi lo vediamo completamente diverso. Però innanzitutto iniziamo a leggere la sua storia e vado sul sito ciaoromania.com, perché non so se lo sapete, ma proviene dalla Transilvania. Allora, nel 1431 nacque a Sighisoara Vlad Draculea, nipote del grande sovrano valacco Mircea de Britain, che aveva fermato lungo il Danubio l'invasione dei turchi verso l'Europa. Però aspettate, io non posso leggervi tutta la storia proprio dall'inizio, inizio. Oh mio Dio. Vabbè, allora, così i figli... il figlio Vlad III prese il nome di Draculea, il figlio di Dracul, che significa diavolo, ok? Il soprannome Tepes significa impalatore, deriva dalla sua abitudine di punire i governanti, no, i malfattori e i nemici impalandoli. Che carino, simpaticissimo. In un'epoca governata dalla crudeltà, quando questi atti erano una pratica molto usata. Ma adesso io direi di andare un pochino più giù. L'impalamento non fu l'unica forma di punizione adottata da Dracula. Secondo la leggenda, il 24 agosto del 1459 invitò a pranzo alcuni mercanti nella città di Brasov, non so se si pronuncia così raga, facendoli banchettare con il miglior cibo. Finite le pietanze, fece, non posso dire cosa, perché YouTube mi blocca il video, diciamo aprire un primo mercante, mentre al secondo venne ordinato di mangiare le pietanze direttamente dalle budella del primo. Il secondo venne poi, diciamo che non era più vivo, e si passò al terzo e così via sino all'ultimo, che fu bollito vivo, oh mio Dio, e la cui carne venne data in pasto ai cani. Bene, parliamo delle leggende. Molto prima di Bram Stoker, che è bene ricordare non visitò mai la Romania, e la letteratura tedesca e russa aveva già creato il mito del principe crudele e tiranno, quindi Vlad III Dracula. Da queste produzioni letterarie, il più delle volte prive di qualsiasi fondamento storico, derivano le attribuzioni di cannibalismo ed ematofagia, non so cosa sia, attribuite a Vlad. Ecco perché poi sono state create varie storie, vari film sul nostro amato Dracula. Da qui appunto poi troviamo il film più famoso di Bram Stoker e vi leggo un attimino il tutto, di cosa parla, insomma la trama. Il conte Dracula, colpito da una maledizione che lo costringe a nutrirsi del sangue degli esseri viventi in cambio della vita eterna, è determinato a riunirsi con la propria amata. Per raggiungere i propri scopi si reca a Londra. Chiaramente non posso dirvi nulla di più perché altrimenti poi spoilerò il film. Quindi raga, spero che questa storia vi sia piaciuta, la conoscevate, non la conoscevate. Alcune persone studiano
il conte a scuola. So che non tutti l'hanno studiato a scuola, però vabbè. E quindi nulla, io vi lascio alla continuazione del video, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!